Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf e benvenuti a questa nuova diretta live dove vi mostreremo Victor Vran, ovvero un action RPG isometrico che è stato reso disponibile da poco ed è stato creato dai ragazzi di, sembra uno scioglilingua, Amimont Games, che sono gli stessi sviluppatori di Tropico 4, Tropico 5, eccetera, eccetera, eccetera. Il gioco quindi si sposta, diciamo, da un gestionale a appunto un hack and slash molto più sullo stile di Diablo, se vogliamo, e cercherà appunto di appassionarci con un'avventura decisamente originale, molto simpatica, ma soprattutto, insomma, un'avventura che saprà appassionarvi abbastanza nel corso del vostro gioco. Allora, ci spostiamo direttamente al menu di impostazioni. Questo è il personaggio che ci siamo creati. Allora, io adesso provo anche a stare un pochettino, diciamo, più basso con l'audio, sperando che ci sia, insomma, un feedback più o meno positivo. Allora, andiamo subito a giocare. Io, ragazzi, non ricreo il personaggio, ma vi spiego un attimino come funziona fondamentalmente, ovvero avrete il vostro alter ego, che è appunto il cacciatore Victor Vran, e si potrà, diciamo, personalizzare il medesimo con abilità corpo a corpo oppure a distanza. Fondamentalmente lo stile è un pochettino cyberpunk, sembra quasi riprendere a grandi linee un po' Van Helsing, non so se l'avete giocato. Che è sempre, insomma, un hack and slash molto simile. E fondamentalmente, appunto, questa è la sala del castello da dove vi sposterete per fare tutte le missioni che interesseranno il gioco. Fondamentalmente la trama vede come protagonista questo cacciatore che viene attirato in questa città per cercare un suo amico sempre cacciatore. E dopodiché, insomma, si troverà invischiato in una situazione un pochettino molto più complessa, perché la principessa nasconde un particolare segreto che non vi stiamo qui a diciamo che non vi stiamo qui a narrare. Allora, io, ragazzi, in questo momento mi prendo al volo la chat, così se serve che volete fare qualche domanda siamo operativi in questo senso, e io direi di cominciare facendovi vedere appunto quello che è la mappa. Allora, la mappa è molto grande, devo ammettere, insomma, io mi sono trovato piacevolmente sorpreso perché tutti questi, diciamo, LED luminosi che sembrano quasi dei cerchi di rituali magici, sono dei livelli fondamentalmente che fanno parte di un livello un po' più grande. Quindi cosa succede in pratica? Che partite da zone differenti, come in questo caso ci stanno i giardini reali, che come vedete in questa zona che ho appena evidenziato, ma i giardini reali nascondono anche altri sottolivelli, che sono quelli che state vedendo fondamentalmente: Sepolcro dei Dannati, Cripta Reale, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente, ragazzi, io vi comincio da qui, più che altro per una questione di spoiler, così non vi faccio vedere niente di troppo avanzato, e andiamo a vedere innanzitutto una delle cose principali del gioco, ovvero diciamo, gli obiettivi della mappa. Cioè, fondamentalmente il titolo vi mette a disposizione all'interno di questi livelli alcuni obiettivi che, qualora li completate, vi portano, diciamo, dei bonus, che possono essere bonus all'esperienza oppure bonus di magari ritrovamento oggetti particolari. E chi più ne ha più ne metta. Sulla destra, invece, queste piccole scudi che vedete evidenziati in viola sono dei malocchi. Il malocchio è una caratteristica che potete utilizzare per fondamentalmente rendere la sfida più ardua. Quindi avete, che ne so, per esempio, il malocchio del tempo, malocchio della tenacia, quindi magari fanno acquisire più armatura ai nemici, oppure fanno più critico, oppure, insomma, possono addirittura rigenerarsi la vita e attaccare più velocemente. Intanto vedo che il buon Tommy ci ha raggiunto in chat. Buonasera, Tommaso. E allora, ragazzi, io vi faccio vedere direttamente il livello.
senza attivare nulla, perché tanto in questa fase, essendo quella iniziale, non servono. Allora ragazzi, cosa simpatica subito da dire: il gioco è fruibile sia con configurazione mouse e tastiera sia con configurazione del diciamo joypad, quindi potrete giocarlo in entrambi i casi in maniera molto molto tranquilla, molto serena. Anzi, considerate che avendole provate entrambe come configurazioni io non ho avuto il minimo problema, mentre invece quella che vedete in basso, che è fondamentalmente l'interfaccia dove potete interagire per trovare fondamentalmente vita, abilità e quant'altro, è divisa in due, dove a sinistra vedete pozioni e abilità con la prima arma, mentre invece sulla destra abbiamo inserito un martello, quindi un'arma da mischia, così che ve lo facciamo pure vedere in caso, per farvi vedere anche la differenza di approccio. Allora, considerate ragazzi che il gioco fondamentalmente vi fornisce molte armi, anche di diverso tipo, tutte sulla, diciamo, sulla falsa riga dell'ambientazione cyberpunk. Pertanto troverete mortaio, c'ho un fucile elettrico come avete potuto vedere, e ogni arma, ogni tipo di arma anzi, meglio dire così, vi fa sbloccare delle abilità differenti. Tant'è vero che per esempio il martello, che questo qui è un martello unico che ho trovato fortunato, vi fa sbloccare per esempio abilità diverse. Vedete, c'è sono abilità comunque tutte range, fondamentalmente quelle del martello, perché è un'arma, è un'arma un pochettino lenta da utilizzare. Allora, intanto Tom mi stava dicendo che si cantava su Twitch, vediamo un attimo magari di alleggerire un pochettino la grafica. Facciamo, come vedete, insomma, ci stanno parecchie situazioni che potete cambiare. Magari, ecco, andiamo a alleggerire quelle che possono essere le, ecco, pure il post processo, magari tutte cose che vanno un pochettino ad appesantire il giro. Allora, adesso magari lo vedrete un pochettino più terra terra. Beh, no, oddio, in realtà nemmeno, perché fondamentalmente la grafica a livello di interfaccia si avvicina moltissimo a Diablo, quindi tutto ciò che vedete insomma è perfettamente in linea con i titoli contemporanei, ecco. E la cosa simpatica comunque è che in questo caso potrete saltare, e considerate che il salto vi fa esplorare zone diverse, quindi si può dire, ma molto molto preso alla larga, che il gioco si sviluppa anche un po' in verticale oltre che in orizzontale, perché potete esplorare con il doppio salto alcune zone altrimenti inarrivabili. E il salto vi è anche molto utile per schivare magari quelli che possono essere attacchi, per esempio questi dei ragni, li potete schivare saltando. Ma il salto è anche utilissimo per sfuggire alle aure lanciate magari in basso da alcuni scheletri che sono leggermente più rompiscatole. Considerate ragazzi comunque che diciamo a livello visivo il gioco è molto gratificante. Io perlomeno l'ho trovato così, e spero che insomma voi ci diate, che ci state seguendo, un giudizio a riguardo, anche perché molto presto arriverà anche la recensione tra le nostre pagine, pertanto potrete sbizzarrirvi nel commentare e condividere i vostri giudizi. E considerate comunque, ecco per esempio un'altra cosa sul salto: come potete vedere ci possiamo spostare in questo labirinto, fondamentalmente anche schivando un pochettino, saltando i cespugli e fregandoci altamente di seguire il percorso. Questa è una cosa molto positiva, più che altro perché a livello di esplorazione rende il gioco meno piatto, ecco, se proprio vogliamo essere più precisi. Effetti molto gradevoli dal punto di vista anche delle abilità, come vedete insomma il raggio del nostro fucile elettrico si fa vedere. Allora, adesso come vedete in alto la minimappa vi permette un pochettino di seguire quelle che sono, diciamo, i mostri presenti all'interno della mappa, e vi serve, vi posso garantire, perché nel momento
momento in cui scovate magari dei mostri che sono indispensabili per diciamo completare degli obiettivi, li vedrete, perché sono per esempio i campioni. Se adesso fate un caso alla minimappa velocemente prima che vi faccio ammazzare, ok, no, l'ho ammazzato prima io. E i campioni sono segnalati da un LED, insomma sono a forma di teschio. In questo modo li potete riconoscere e potete anche dargli la caccia, perché chiaramente vi forniranno molte più ricompense. Sotto questo punto di vista del loot, devo dirvi che l'ho trovato abbastanza permissivo. Cioè, probabilmente l'esperienza di Diablo 3 ha insegnato qualcosa a coloro che sviluppano questo genere di giochi, più che altro non perché ci debba essere essenzialmente e forzatamente un loot sempre eclatante, però quantomeno dopo un po' di esplorazioni vi accorgerete che, ah ragazzi, le spade gialle, allora aspettate, vado nell'inventario, spostiamo la freccia del mouse, che adesso lo sto giocando con il joystick, e considerate, ecco, che il leggendario è questo viola, il colore viola sta per il leggendario, mentre invece il colore giallo e il colore verde stanno per raro e molto raro, mettiamola così, proprio perché vogliamo essere gentili. Sembra proprio uno stile alla Diablo, tranne che il verde fondamentalmente era quello che determinava i pezzi dei set. Qui in realtà non ci stanno grossissime distinzioni. E non so se state guardando anche l'avatar del mio personaggio, in basso noterete delle carte. Ragazzi, le carte, adesso ci arriviamo, ve lo spiego un po' più avanti, così almeno vi permetto un pochettino di abituarvi prima di tutto al gioco. E fondamentalmente, ecco, è abbastanza interessante soprattutto cercare di alternare le abilità, più che altro perché non solo alcuni obiettivi richiederanno l'utilizzo appunto delle medesime, per esempio ci sono obiettivi che vi chiedono di colpire dei nemici, uccidere dei nemici, scusate, con un'arma da mischia o al contrario con un'arma a distanza, ma la cosa più interessante è che ci sono altre prove leggermente più complesse, che possono essere magari quelle di non subire danni dai mostri che vedete, dai mostri che vi circondano, oppure magari cercare di non uccidere determinati mostri e di ammazzarne solo alcuni. E quella che vedete in basso, ragazzi, determinata dalla barra, perché la barra rossa è quella della vita, mentre invece la barra gialla è la barra della rabbia, cioè il nostro cacciatore collezionerà, dopo aver fatto determinati critici, che voi lo vedete perché sono i colpi segnati in giallo, dopo aver fatto alcuni critici il nostro alter ego potrà utilizzare un'abilità. Io in questo caso ho messo un'abilità di protezione, che è lo scudo di diamante, ma altrimenti avete anche un'abilità di avrete anche un'abilità offensiva, che vabbè, io ho messo questa che la trovavo più congeniale al mio stile di gioco, che sarebbe questa, diciamo, ondata di terribilissimo distruzione. Ma ce ne stanno molte altre, ragazzi, ve le faccio vedere giusto per darvi un'idea. Come vedete i poteri sono molti, anche se hanno una, diciamo, delle caratteristiche più rare che non, nel senso che come vedete c'è la fattura straordinaria, che magari aggiunge il campo in grigetto che vedete in basso, per esempio questo aggiunge mutilazione, mentre invece la fiamma purificatrice straordinaria leva più danni, cioè i danni per secondo che sono molto più alti. E questa è simpatica, la bolla temporale, solo che vabbè, mettiamola così, ve la faccio vedere dopo, e mettiamo anche una fiamma purificatrice, così che almeno vedete anche abilità diverse e vi rendete un pochino conto. Anzi, come potete vedere, dobbiamo utilizzare 10 volte il nostro potere, quindi direi di darci la pazza gioia, così che nel frattempo che ve lo faccio vedere vi rendete conto un pochettino anche di quello che ci circonda. Anche i mostri, ragazzi, sono molto diversificati. Io devo dire che sotto questo punto di vista c'è stato un buonissimo lavoro, sia per la, diciamo, sia per la diversità dei mostri che incontrerete durante il gioco, ma anche per la diversità delle abilità che i medesimi utilizzano contro di voi. E questo sicuramente è molto importante, più che altro perché determina chiaramente il modo in cui potete approcciare al gioco, che non è da poco. Considerate, ragazzi, che mi state portando una fortuna incredibile. Io intanto sto usando la fiamma purificatrice, che come vedete
vedete, fa il suo sporco gioco. Perché ho trovato, ragazzi, non so se avete notato, parlavamo di oggetti, e di loot, ho trovato una falce leggendaria. Considerate, la falce non l'ho trovata molto molto buona a livello di... Vediamo com'è la bolla di... La bolla che rallenta, come vedete. Ah, fortissimo, questa qui è una caratteristica. Le zucche che avete visto per terra sono una caratteristica di quest'arma particolare. Io intanto non so se Tommy ancora mi sta seguendo. Gli chiederei a tempo perso, se è possibile, di fare un piccolo check di nuovo su Twitch. Perché magari così ci rendiamo un attimino conto della fattura del live. Magari vediamo pure se vale la pena. Poi purtroppo, ragazzi, se fate le domande su il canale di Streamera, dobbiamo un attimino fare più di un refresh. Però cerchiamo di cavarcela anche così. Allora, qui c'è una scacchiera dove c'è il massimo di scacchi. Ora cerchiamo di far fuori. Usiamo anche altri poteri. Tommy, sì, grazie. Giusto se mi puoi dare un feedback, se poi lo trovi più congeniale su Streamera, magari lo utilizziamo come... diciamo, lo utilizziamo per la prossima volta. Per vedere se fa un momento. Allora, intanto abbiamo ammazzato il ragnone, io a tempo perso uso l'abilità, ragazzi, perché intanto dovevo utilizzarla. Siamo a 6 poteri demoniaci su 10, ma credo che ce la potremmo fare. Considerate, ragazzi, che anche Victor Vran utilizza la formula dei santuari vista. Io purtroppo utilizzo come metodo di valutazione Diablo, ma ce ne sono molti altri di giochi hack and slash che utilizzano la medesima formula. I santuari ovviamente vi danno dei bonus o vi ricaricano la vita fondamentalmente, e sono quindi molto importanti da seguire. Allora, peccato, grazie Tommy, perdonami, perché volevo capire se potesse essere un... se poteva essere un problema di connessione, magari legato perché io devo... volevo vedere se tante volte... Allora, comunque grazie Tommy, grazie della collaborazione. Allora, andiamo avanti di qua. Considerate, ragazzi, anche l'esplorazione della mappa, anche essa è molto importante, perché molti obiettivi di molte zone sono ovviamente di trovare dei pozzieri che per la stragrande maggioranza delle volte sono nascosti, ma nascosti in posti che veramente sono imperdonabili. E vi do un consiglio, dovrete molte volte girare la visuale, cosa che io non diciamo pensavo fosse più semplice, il ritrovamento di questi forzieri, ma a volte se non si cambia la visualizzazione, tipo facendo questo, potreste non trovare dei forzieri magari nascosti. Altra cosa simpatica, ragazzi, i teschi, considerate che sono gli unici esseri che abbiamo incontrato finora che vanno uccisi più di una volta, sembra che non viene fatto un critico devastante. Allora, andiamo qua. Infatti, come vedete, si rialzano in piedi come se non ci fosse un domani. Oh, adesso spariamo una bella... Considerate, ragazzi, l'aura di Laura Blu Astra che vedete in basso quando utilizzo, quando faccio dei critici, l'ho diciamo inserita io. Allora, attenzione, andiamo avanti. No, vabbè, 4
nascosti, non vale la pena. Sì. Ah, considerate ragazzi che il nostro alter ego in questo momento è fragile, cioè può essere colpito dai nemici, pertanto quando utilizzate questa abilità dovete fare attenzione di essere coperti oppure di utilizzare un'abilità intorno a voi. Considerate ragazzi che il fucile che sto utilizzando io è molto potente, ma tutte le abilità speciali che diciamo vengono utilizzate con il medesimo fanno danni anche a me, quindi anche sotto questo punto di vista bisogna fare decisamente attenzione a leggere le caratteristiche delle armi e a cercare di capire il metodo più congeniale a farvi giocare, ecco. Però diciamo che se vi piace un determinato stile a distanza piuttosto che con stile a mischia, un'altra arma veramente buona è il mortaio. E ci sta anche un fucile a canne mozze molto simpatico alla Evil Dead. Ok, facciamo la punta temporale così. Ragazzi, allora non ho capito, devo vedere a quanto stiamo con allora livello 21 intanto. Ok, possiamo equipaggiare più carte destino. Io ragazzi direi di prendere la scatola regalo, più che altro perché le armi diciamo a questo livello già ne ho trovate parecchie. Considerate, io sto a livello 21, quindi diciamo le armi che ho sono frutto di esplorazioni e controesplorazioni fatte nel corso del tempo. Allora, vediamo un attimino appunto a quanto stiamo. Mappe sfide 9 di 10 ragazzi, io quindi direi di inaugurare. Olè. Quando finite un obiettivo vi dà una ricompensa, in questo caso fatta in esperienza. E io direi ragazzi di spostarci di nuovo al castello. Considerate che potete tornare al castello quando volete. Solamente ragazzi che quando tornerete appunto nella rocca si resetterà la mappa, e quindi dovrete ricominciare se vorrete poi tornare nella medesima mappa. Appunto avrete dei problemi perché i mostri si saranno ricreati, quindi non potete fare avanti e indietro. Allora, già che siamo qui ragazzi, vi faccio vedere i PNG. Irene è un'altra cacciatrice che in questo caso ci permetterà di commerciare, comprare alcune armi. Ragazzi, io ho pochi soldi perché ho fatto un po' di trasmutazioni, adesso ve le farò vedere. Mentre invece, oddio, gli ho sparato un coso, meno male che questi sono immortali. Mentre invece costui è un altro venditore, di solito commercia poche armi ma soprattutto i consumabili, quindi pozioni di cura e quant'altro. Questo invece è lo stash, quindi il nostro scusate, il nostro magazzino dove possiamo mettere di tutto e di più. E invece costui è il patriarca Casimir, che vende le carte. Allora ragazzi, le carte, questa è stata una delle parti più diciamo più simpatiche di Victor Vran. Perché? Perché le carte appunto permettono al giocatore di praticamente aggiungere delle caratteristiche al proprio alter ego, e queste caratteristiche sono molto interessanti ragazzi. Io adesso scusate esco direttamente dalla pagina del venditore e vi faccio vedere appunto nell'inventario. Allora, in basso, quindi al centro dell'alter ego che adesso sto utilizzando, vedete appunto queste quattro carte. Quando comincerete le carte saranno minori, saranno mi sembra 3, e queste tre carte appunto le potrete utilizzare riempendo una barra destino, i punti destino che vedete in basso. Questi punti destino chiaramente hanno un limite massimo, in questo caso i punti sono arrivati a 13 perché ho avuto la possibilità di salire di livello.
Ai livelli iniziali, ovviamente potrete utilizzare meno carte e dovrete fare attenzione al numero centrale che vedete. Se ci avete fatto caso, infatti ci stanno, per esempio, io ho delle carte che sembrano foil quasi, proprio a livello di collezionismo quasi, e mentre invece altre carte magari sono rare o semplici. Chiaramente cosa succede? Che la cosa simpatica dell'utilizzo di queste carte è che aggiungono degli effetti molto interessanti. Cioè, gli effetti interessanti fondamentalmente possono essere, oltre alla penetrazione armatura, magari questa carta unica che abbiamo, che è quella che vi dicevo prima, no scusate, la luna, che provoca un'esplosione di ghiaccio in caso di colpo critico, facendo vabbè, danni per secondo eccetera, e i bersagli li fa entrare nella condizione gelo. Queste, se ci fate caso, queste abilità hanno un tempo di ricarica, pertanto non potete chiaramente basarvi sul fatto che siano fatte a iosa, insomma, senza il minimo, senza, come se non ci fosse un domani, ma le potete comunque fondamentalmente delineare. Vedete, io non ho trovate tantissime, perché nel corso del gioco se ne trovano più o meno importanti, e appunto magari vi possono servire per, che ne so, aggiungervi armatura, aggiungere danno penetrazione armatura, aggiungere i danni a distanza. Ecco, per esempio l'arciere potrebbe essere una carta buona da utilizzare con il mio PG, solamente che avendocelo di livello 2, un più 10% di danni a distanza è un valore troppo, troppo effimero per avere un senso inserire. Pertanto poi, insomma, io per esempio in questa configurazione ho aumentato la velocità di movimento, che è sempre molto comoda per schivare, e la penetrazione d'armatura, perché a distanza fa sempre comodo avere i danni potenziati, per poi passare alla salute per colpo critico e all'esplosione di ghiaccio che rallenta i nemici. E pertanto, ragazzi, potete sbizzarrirvi un po' come volete, e la cosa simpatica è che è stata inserita una modalità di trasmutazione. Allora, la trasmutazione è un pochettino più, diciamo, particolare da utilizzare, ovvero negli slot vuoti voi potete inserire, allora, o armi dello stesso tipo, in questo caso per esempio utilizziamo queste tre verdi che inseriamo, le possiamo trasmutare per ottenere un'arma più o meno potente. In questo caso abbiamo ottenuto un'arma gialla, quindi più potente, che diciamo ci può far comodo per trasmutarla anche con queste altre. Fondamentalmente fino ad oggi non mi è mai capitato niente di leggendario, quindi potete sbizzarrirvi. Considerate che ogni trasmutazione costa mille denari, pertanto insomma fate anche tesoro, aspettate a farle. La stessa cosa può essere compiuta per i poteri, per le carte vi conviene sempre mischiare quelle della stessa fattura. Per esempio, allora adesso io non ho carte uguali perché questo procedimento l'ho già fatto prima, però se mischiate per esempio la carta dell'acrobata, tre carte acrobata di livello 1, ne otterrete una di livello 2 e viceversa, così a salire. Pertanto anche sotto questo punto di vista vi potete comunque divertire. Allora, io ho visto che potrei mettere la runa e la vorrei mettere nella mia arma a distanza. Allora, facciamo così però, e gli aggiungo questa qui l'ho fatta salendo di livello, la pietra unica del danno. Ok, quindi ho aumentato il danno, adesso la mia arma leva di più, e io, ragazzi, direi a questo punto di andare magari verso qualche livello avanzato, più che altro per farvi vedere. Intanto mettiamo anche l'altra arma, così per dargli un'occhiata. Allora, andiamo alla mappa, ragazzi, e considerate, ecco, guardate le innumerevoli zone che ci stanno, ragazzi, veramente tante. Poi considerate che non è facile fare, ecco, questa per esempio, la gola del diavolo non l'ho fatta, quindi potremmo farla tranquillamente senza problemi. Ecco, in questo caso, se vedete la schermata in rosso, o perlomeno l'obiettivo con la scritta in rosso, quella compare perché dobbiamo attivare un malocchio. Allora, il malocchio del tempo, vediamo un pochettino, perché il malocchio del tempo che cosa fa? I mostri si muovono e attaccano più velocemente. Io allora direi di attivarlo,
questo malocchio del tempo e andiamo a fare la gola del diavolo. Così ci divertiamo un pochettino, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci aspetta da questa mappa. Allora, io vedo che comunque sul canale Streamera non abbiamo problemi. Io poi nel frattempo ho cercato di dare un'occhiata alla... ho cercato di dare un'occhiata anche al canale Twitch. Allora, aspettate ragazzi, non mi ricordo le sfide. Allora, vediamo le sfide. Esplosione creeper di lava. Del creeper di lava, ok, è un ragno. Elimina 5 mostri con l'attacco sbarramento del ragno bombardiere. 10 essenze del malocchio del tempo. 10 essenze dromatiche con attacchi in mischia. E 5 essenze da usare pozioni e santuari. Perfetto, allora. Vediamo un pochettino questa scala, vedo ignorantella. Eccola. Aia. Per fare lo sgargiullo. La falce fa un attacco di stordimento comodissimo. Io intanto ragazzi la sto utilizzando perché come essenza posso posso eliminare i nemici che mi servono. Ah ok, l'ho distrutto il covo del ragno. Andiamo avanti. Considerate ragazzi che in mischia, se non siete abituati a giocarci, vi fate tante risate. Come vedete ragazzi, siamo scesi e risaliti con facendo il salto, quindi anche sotto questo punto di vista, come avete visto, insomma, utile il salto. Giriamo per vedere, ok, lì ci sta il punto dove proseguire, ma guardiamo sempre da altre parti perché ragazzi vi posso garantire che diciamo i forzieri sono nascosti veramente veramente in maniera infame, quindi date sempre un'occhiata quando potete. Non potete cadere comunque nelle zone. Allora, cerchiamo di stannarlo magari. Ok, ho ucciso anche questo. Abbiamo trovato una bellissima falce, ragazzi. Devo dirvi che è veramente, veramente comoda. Intanto, continuate. Io continuo a dirvelo perché magari, ma sicuramente lo state notando anche voi, la caratterizzazione del livello, cioè è fatto veramente veramente bene. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa cura nel dettaglio, che comunque non si vedeva da parecchio tempo all'interno di giochi di questo genere. Pertanto è comunque da lodare a livello di... Allora, io intanto ho fatto una prova, ovvero ho ucciso dei mostri con l'esplosione del creeper di lava. Perfetto. Sto aspettando di distruggere queste benedette essenze perché così... soldi, soldi. Diamogli fuoco. Ecco. Guardate pure come sono stato rallentato io, perché il ragno faceva anche lui la bolla temporale. Ovviamente ragazzi, se avete qualsiasi tipo di domanda non esitate a farla. Io cercherò di essere presente in entrambe le chat così da vedere un pochettino il da farsi. Allora. Oh, questo è un ragno ribaltato, quindi niente.
Vede, questa qui per esempio mi rendo conto di avere un'armatura completamente sbagliata per l'approccio corpo a corpo, infatti ne sto soffrendo parecchio. Allora, altri ragni. Ok, questo è morto sul corpo, questo pure. Oh, abbiamo fatto le essenze del malocchio del tempo. Vediamo un pochettino se... Perché voglio vedere se tante volte abbiamo ancora quella con l'attacco sbarramento. Ah, mannaggia, vedete, ho fallito una prova. Con attacchi in mischia. Là, non le ho ancora trovate quelle cromatiche. Considerate, sono parecchio noiose queste essenze, perché comunque hanno un danno ad area abbastanza noioso da schivare, soprattutto queste del fulmine. Pertanto dovete sempre fare la dovuta attenzione. Queste poi, quelle di peste fatale, sono peggio ancora. Va, rompiamo le scatole a distanza, che il buono del fucile elettrico è che colpisce più avversari con una botta sola. Essere aiuto, questo esplode. Un'altra volta pure. Soldi, soldi, ok. Tanto questi qui sono ragni bombardieri. Però se ci facciamo colpire magari dal bombardiere. Dovremmo fare qualcosa, in realtà. Non siamo riusciti nel nostro obiettivo. Intanto vediamo se c'è qui nulla. Fortunatamente dalla distanza possiamo fare anche queste chicche, uccidere i nemici dall'alto. Quindi comunque una configurazione diciamo mischiata è sempre una cosa buona da fare. Allora, andiamo di abilità così e così. No, si è allontanato. Ecco, considerate ragazzi che questa abilità del fucile elettrico è comodissima sotto certi punti di vista, perché fa veramente male. Però, come anche quella di prima che vi avevo detto, è un'abilità che colpisce anche voi come utilizzatori dell'arma. Pertanto va utilizzata con la dovuta attenzione, perché altrimenti rischiate di praticamente ammazzarvi da soli. In questo caso, insomma, non credo ne valga molto la pena. Allora, intanto vedo che qui stiamo continuando a scendere in questa gola. Lì abbiamo un santuario che però vabbè non ci serve perché siamo ancora full vita. Poi And what do magari we have potremmo here? utilizzarli. This one looks Oh, eccola. special. No, essenza cromatica. Dov'è? Cioè si sta... Porca miseria. Ignorante. Aiuto! Ecco, forse adesso troverete un po' di lag. Questo qui me l'aspetto.
You should consider retreating. You can't hear. Mazza, bello, vedo bello caotico. Ok, dai, qualcosa è esploso. Vai, 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 colpisci grande. Il problema è che diventano sempre più piccole. Quando lui che è rimasto ancora grande. No. Ho fatto anche un achievement. Buono. Ho trovato una runa, no, colpo di adrenalina. È una runa, perfetto, buono. Allora, questa ci fa andare ai territori di caccia, mentre invece il trasportatore ci porta nell'altra zona della mappa. Allora, vediamo un attimino. Elimina 5 mostri con l'attacco sbarramento del ragno bombardiere. Elimina 5 essenze senza usare pozioni e santuari. Ecco, questo per esempio, per farlo ci toccherebbe riavviare la mappa. Ho un forziere. Ottimo. Ecco, come avete visto, forziere 1 di 2. Perciò significa che c'è un altro forziere nascosto chissà dove. Che poi tra l'altro, se ci fate caso, pensate addirittura che i forzieri vengono nascosti all'interno di alcuni oggetti rompibili. Quindi molte volte dovete pure fare attenzione a rompere gli elementi dello scenario della mappa per trovare quello che dovete fare, insomma. Allora, area di riavvio. Intanto andiamo di qui. Più che altro perché altrimenti ci resetta la sfida. Quindi... Allora, io direi di riprovarlo. 5 essenze senza usare pozzi e santuari. Ci mettiamo dalla distanza. Almeno così completiamo. This is my favorite place in Zagoravia. I call it the cave of warm and fuzzy. Almeno così completiamo l'obiettivo. Io intanto, ragazzi, mi guardo intorno per vedere se... Questi sono ragni fortunati, bisogna stare attenti a questi che esplodono. Che questi sono abbastanza rognosi, ma... Poi ragazzi, conoscere il vostro nemico è importante e per fare ciò esiste il codice. Il codice non è altro che un bestiario o comunque un, diciamo, una serie di voci che vi spiegano tutto ciò che succede all'interno del gioco, sia dalla storia che non vi facciamo vedere, ai consigli per utilizzare eventuali armi e o consumabili, eccetera. E alle descrizioni anche dei mostri. Considerate, ragazzi, ce ne sono abbastanza che si incontrano nel corso del gioco. Per esempio, guardate solo i ragni, quanti sono, tutti diversi, tutti con caratteristiche, diciamo, particolari che dovete imparare a fronteggiare, più che altro perché una volta che si gioca con il malocchio, ammazza, come ha fatto a prendermi. Una volta che si gioca con le impostazioni del malocchio, se magari vi capita di... Ah, bravo, 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 spara, spara, spara. Sì, mettici un altro po'. Preso? Un'altra essenza. Ah, qui possiamo fare i scemotti. Dovete stare attenti, ragazzi, a quella palla perché fa male pure a noi, come vi dicevo prima.
Dai, si avvicinano un po'. Porca miseria, questi non si avvicinano. Quindi dobbiamo sfidare la sorte. Vai. Considerate, ragazzi, di quelle palle esplosive ne possiamo tirare più di una. Sono comode, molto comode. Guarda che infame questi ragni, ragazzi, scusate che ovviamente spero non me ne vogliate, ma non vi sto facendo vedere livelli avanzati più che altro per non togliervi il gusto di giocarlo, ragazzi. Questo sì è un livello avanzato, ma sono livelli di contorno, quindi fondamentalmente sono aree che sta a vostro, alla vostra curiosità e alla vostra voglia esplorare. Se no, potete benissimo, questa è un'area che potete benissimo saltare, è utile solamente ai fini della ricerca, insomma, del completamento del gioco al 100%. Però ecco, se non siete interessati a queste particolari evenienze, potete stare tranquilli e godervi il gioco senza ulteriori problemi. Allora, intanto questa è quasi morta. Ok, abbiamo anche fatto questa prova. Pertanto adesso possiamo sbizzarrirci, a curarci, a fare quello che ci pare. Non so se avete notato, ragazzi, che una volta che l'essenza di fuoco si è distrutta, le pallette più piccole acquisiscono l'abilità di cadere dal cielo. Molto molto rognosa, vi garantisco. Allora, vediamo un attimino. Scusate, sennò io mi perdo. Quindi dobbiamo fare solo 5 mostri con l'attacco sbarramento del ragno bombardiere. Ecco, questo forse è un pochettino più complesso. Voi dite, vabbè, ma per 5.000 denari non vale la pena. Quello è un ragno sbarratore. È un ragno che ci portiamo dietro fra poco. Però dovrebbe contare questo. Vai, 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 vai. Prova, 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 prova. Allora, portiamocelo dietro, va. Questa è una pozione buona. Anzi, sangue di vampiro. Proiettili più veloci, lunga portata, dai. Oh, bravo, bravo. Oddio. Ma stanno salendo? Sì, perfetto, ragazzi. Dai, abbiamo fatto pure questo fra poco. Oh. Ok. Ecco, ragazzi, come con un po' di pazienza e a volte anche ripetendo la mappa, potrete comunque ottenere gli obiettivi che vi interessano e magari vincere delle ricompense in questo senso. Io allora, ragazzi, continuo a bomba sul discorso del gioco per dirvi quindi che chiaramente questo tipo di prove vengono inserite, diciamo, con il giusto mordente, proprio per fare che cosa? Per permettere al giocatore di riscoprire il gioco ed eventualmente di giocarlo nelle sessioni più avanzate. Io chiaramente cosa sto facendo? Sto prendendo delle zone più, diciamo, più leggere da fare, che erano quelle iniziali, chiaramente rifacendole a un livello un pochettino più un pochettino più elevato, quindi con oggetti anche più forti. Come potete vedere, insomma, ci sta, ce n'è da divertire. Ecco qua, vedete, ragazzi, adesso questo è stato
puro caso, però come potete vedere, zona nascosta, io me ne sono accorto dalla minimappa, andando avanti si rivela un'area che ovviamente non potevamo conoscere con il forziere che ci serviva, che ci ha fatto trovare un mortaio e un fucile fulminatore. Ne stiamo trovando parecchi, però chiaramente adesso diciamo che quello che ci interessa è trovare oggetti sempre più forti per poi farci valere. Allora ragazzi, aspettate, così cerchiamo pure di finire questo livello, più che altro perché se uscite si annulla il quello che avete fatto, pertanto non è una cattiveria nei vostri confronti, anzi come vogliate, ma una volta che facciamo un obiettivo, anzi che li completiamo tutti. Io solo in un'altra mappa sono riuscito a fare la il full dal punto di vista delle, però noi possiamo andare direttamente verso la zona cromatica dove c'era il boss. What do we have here? This one looks special. Sì, intanto mi perdo perché per refresciare la... No, you slaughtered them all. You monster. Ok, come vedete ragazzi, obiettivo completato al 100%, quindi abbiamo sbloccato tutte le diciamo tutte le... gli obiettivi della mappa. Ah, vediamo pure che abbiamo trovato, anche se penso poca roba. Sì, infatti abbiamo trovato roba gialla, ma niente di che. Però fra poco saliamo di livello. Allora, vediamo un altro posto che vi possiamo far vedere. E poi, se volete, possiamo... io purtroppo non ho amici che possiedono il gioco, ma vi posso far vedere anche la modalità online. In pratica cosa fate? Alla stessa stregua dei giochi del genere,
voi non fate altro che creare o andare a cercare una partita di un vostro, diciamo, amico di Steam, perché lo stiamo giocando su PC, il titolo è PC, o di una persona, diciamo, completamente sconosciuta all'interno della rete. E cosa fate? Cosa potete fare? Praticamente condividere la partita con lui e fare che cosa? Praticamente cercare le mappe, quelle che vi piacciono, magari per completare gli obiettivi, e farle insieme a qualcuno. Allora, ve lo faccio vedere al volo, così. Allora, come vedete c'è una stanza, potete vedere le partite oppure cambiare il vostro tipo di partita. E io adesso vi faccio una prova direttamente al volo. Ecco, per esempio c'è Walo di livello 20, ma ci sta anche una partita con più persone. Io direi di fare questa. Game full, scusate, 4 è vero e pieno. Vediamo se ce n'è una con 3. No, ce n'è una con 2, ci aggiungiamo noi. Così vi faccio vedere anche come com'è il gioco. Allora, intanto leggo Luke the Reaper. Chi è Holden Caulfield? Perdonami, non l'ho letto. Ma l'ho letto nella chat adesso dei giocatori che stavano nelle partite? Una partita scomoda, ragazzi. Ve lo dico col cuore. Pensateci bene prima. Ah, è tutto attivo. Perfetto. Quindi ragazzi, credo che i nostri eroi qui stanno praticamente, io direi di toglierci, ma vi spiego perché. Perché quello è un boss che è meglio non farvi vedere. Vediamo se un'altra partita magari è un pochettino più tranquilla.
Anzi, la creiamo, guarda. La creiamo, così può venire chiunque a... può entrare chiunque. Io, ragazzi, allora direi di farvi vedere un'altra zona, più che altro perché così almeno... Ah, vediamo la tomba profanata che dobbiamo fare. 50 mostri senza subire danni. Perfetto, ci piace. Io poi, perdonami Luke, non ho capito la... non ho capito la domanda. Se me la vuoi se me la vuoi rifare, così sono contento di risponderti. Oh, fuoco. Poi ragazzi, gli scheletri sono infami, voi non, cioè, non ci pensate magari, ma... Eccolo un altro. Ok, pure questo è andato. Guardate ragazzi, c'è anche lo strafe. Ok, qui stiamo togliendo. Vediamo se da qui possiamo fare... Qui è un muro magico, che dietro c'è un forziere, questo l'abbiamo già fatto. Allora, vediamo un pochettino di qua. Allora, questo ragazzi sembra tutto semplice. Scusate se ogni tanto sto in silenzio. Oh. Maledetti. E vabbè, non siamo riusciti a farlo questo obiettivo. Ne facciamo altri, va. Mentre aspettiamo che qualcuno entra. Allora, andiamo su mappe sfide. Sì, su castello. E facciamo magari un'altra prova, va, così. Allora, queste sono le zone già avanzate, quindi quelle di missione non ve le faccio vedere. Ah, andiamo al castello desolato, va, una cosa più tranquilla, una... 40 mostri con malocchio della tenacia. Ecco. Scusate, Questa è la foga del premere i tasti, perché non ho attivato il malocchio. Allora, dicevamo. Castello. Malocchio della tenacia. Quindi dobbiamo eliminarne 40. Poteri demoniaci. Con poteri demoniaci. Questo non mi sovviene. Vediamo un po' se c'è un inventario. Vediamo se con la rabbia c'è qualche potere demoniaco.
Eccolo qua. Perfetto. Allora, andiamo avanti, ragazzi. Intanto guardate come ogni luogo si può distruggere. Questi sono veramente così. Questi ragazzi, i gargoyle per esempio, sono mostri non troppo difficili da uccidere, o perlomeno dovete trovare il timing giusto per attaccarli, perché altrimenti vanno nello status di pietra e diventano immuni. Però se ci state abbastanza vicino, che poi loro utilizzano abilità per rompervi le scatole, come vedete rimangono belli attivi e pimpanti. Allora, vediamo se portandoceli dietro questi purtroppo niente di che. Vediamo più avanti, ragazzi. Ok, forse qui un po' più di riusciamo. Vediamo se questi qui ci possiamo ricaricare il coso. Questo è già morto. Quasi, vediamo un po'. Di poco. La vacca, il tavolo. Il tavolo ignorante proprio. Tavolacci suoi. 40 mostri con l'occhio della tenacia e lì ci siamo. Usare quell'abilità. Oh, Mavalluccio, buonasera. Grande Mavalluccio. Certo, ci hai raggiunto in orario tardo.
Allora. Allora, Mavalluccio, dici come stai? Subito. E soprattutto dici se sia tu che gli altri spettatori che ci stanno seguendo, diteci cosa ne pensate di questo gioco, cosa ne state pensando, come lo vedete. Mentre io distruggo librerie su librerie. No, beh. Volevo aumentare... Ecco. Vediamo se intanto qualcosa... Cioè, ne ho ammazzati 4 con poteri demoniaci. Cioè, addio. Però posso ammazzare, ecco, posso ammazzare i Volkov con la faccia, il che non è male. Allora, intanto se riusciamo a... Oh. Speravo di salvarci sul... sul niente. Regenerare rabbia non è facilissimo. Ammazzati con la falce, oh. Beh, uccidi i Volkov, erano due. E due che la faccio ammazzati. E quindi ragazzi, intanto sono pure salito da livello, ah, già che ci stavo. Che non sono cumulativi, quindi se non ci sono riuscito qua probabilmente dovrei trovare una livello massimo della salute aumentato e possiamo prendere, oh, questo ci piace, perfetto, e prendiamo la carta. Che andiamo subito a metterci
Allora. Ce l'avrà messa di là, vediamo un po'. Eccola. Allora, vediamo un po'. Ok. Come vedete adesso abbiamo due punti destino che potremmo usare per mettere magari una carta di livello 4, per esempio, sostituendo questa. Comunque. E allora ragazzi, direi di, visto che comunque il gioco fondamentalmente è questo, a conti fatti, direi di, mentre vi faccio vedere un'altra mappa, di farvi un pochettino il riassunto di quello che è il titolo, più che altro per coloro che magari ci hanno cominciato a seguire da poco, come Valluccio, o per coloro i quali magari non gli è entrato bene in testa. No, beh, scherzo. Allora, il discorso, diciamo, positivo di questo gioco è che è il solito hack and slash, fondamentalmente, dove potete interpretare questo cacciatore e lo potrete sbizzarrirvi, non tanto nella personalizzazione, che come vedete i costumi sono costumi prefabbricati, nel senso che vengono sbloccati nel corso del gioco durante le vostre scelte, cioè voi sceglierete cosa fare, e quando sceglierete appunto lo stile di gioco che più vi aggrada sbloccherete eventuali costumi extra. In questo caso io ero partito col costume da vigilante che mi permetteva di ecco, per esempio, vedete, questo potrebbe essere buono per ottenere rabbia, no? Perché i critici concedono il 150% di rabbia in più, quindi ottima cosa. E quindi ecco, a livello di costumi niente di troppo eccessivo, quindi armatura e quant'altro, perché come vedete l'armatura è unica. E a livello di armi invece c'è un buon roster di armi disponibili, che comunque sono molto piacevoli da utilizzare. Poi come vedete è una cosa molto positiva cambiarle fra di loro, soprattutto a livello di range d'attacco, ovvero è buono tenere armi in mischia combinate con armi a distanza, perché magari nel momento del bisogno fate un giusto switch nel tempo giusto e vi trovate comunque a valorizzare di più il vostro gioco, ma soprattutto la vostra sopravvivenza all'interno del medesimo. Considerate che comunque quella che state vedendo adesso è la difficoltà normale, quindi io praticamente ho giocato la difficoltà, diciamo, standard, ma potrete allo stesso tempo attingere a una difficoltà facile, che non vi consiglio perché altrimenti il livello di sfida potrebbe essere veramente troppo terra, quindi non vi garantisco un divertimento corretto se metterete il gioco a una difficoltà troppo bassa, mentre invece la difficoltà più alta vi posso garantire che ai livelli avanzati vi richiede parecchia attenzione, soprattutto nell'effettuare le sfide, perché come vi ho detto poc'anzi il gioco può essere comunque completato in linea retta, quindi facendo solamente le zone dedicate alla trama, quindi quelle dove vi avrete mandati a seconda delle missioni che avete, ma comunque ci stanno tutta una serie di zone extra in più che sono comunque piacevoli da esplorare, sono utili da esplorare, perché comunque vi possono dare oggetti extra, soldi extra e quant'altro, che sono fondamentalmente le cose più importanti. Il farming all'interno di questi giochi è una delle parti essenziali, che viene comunque molto più valorizzata che non della trama principale, però permettetemi l'eufemismo, ovvero viene valorizzata perché comunque il livello di giocabilità è quello che deve influenzare di più su questo tipo di giochi, proprio perché altrimenti una volta conclusa la storia il gioco si prende e si accantona. E per quanto riguarda la modalità online, è comunque abbastanza simpatica, nel senso che giocare con altre persone fa sempre piacere, e anche in questo caso comunque vi posso garantire che diciamo, se avete degli amici con cui fare giochi simili, non diciamo vi divertirete molto, perché il gioco è divertente comunque.
solo tutti i livelli di difficoltà più elevati come dicevo prima. E c'è anche un'altra cosa da dire, ragazzi, che in questo caso vedete, questo era nascosto dietro alla casse. C'è un'altra cosa da dire, che questa è sicuramente un fattore molto molto importante, ed è quello del prezzo, nel senso che Victor Vran, ora ve lo dico per essere più sicuro, perché me l'ero segnato da una parte per dirlo in sede di diretta, ma come al solito tra foglietti e fiogliettini ci si perde a volte in un bicchiere d'acqua. Allora, il gioco è disponibile su Steam a questo momento scontato, nel senso che lo trovate al prezzo di lancio, costa una ventina d'euro. Però ecco, in questo caso magari comprarlo invece comprando magari il 4-pack insieme ai vostri amici avrete un notevole risparmio. Comunque, mentre adesso sta sui 18 euro, il gioco altrimenti ne costa una ventina. Il prezzo è abbastanza competitivo per il tipo di giochi presenti dello stesso genere, perché fate attenzione, chiaramente gli hack and slash ne abbiamo visti e ne vedremo milioni a bizzeffe, anche perché sapete meglio di me che sono, diciamo, i giochi un pochettino più inflazionati, basti vedere i vari Diablo, Torchlight e quant'altro. Quindi quello che fondamentalmente colpisce di più di questi giochi deve essere fondamentalmente sia il comparto di gioco, quindi la giocabilità, che anche la storia con cui i medesimi sono composti. E detto questo, ragazzi, a livello comunque grafico e sonoro, il gioco non vi darà comunque belle soddisfazioni. Io purtroppo, per ragioni di streaming, ma soprattutto di rete, perché la mia rete non è proprio performante in upload, ve lo devo far vedere un pochettino terra terra, ecco. Però comunque, messo al massimo, il gioco vi dà le sue soddisfazioni. Comunque gli effetti visivi sono buoni, la grafica degli ambienti è molto curata, come anche le texture dei personaggi, come state vedendo, insomma, tra abilità e quant'altro, i nemici intorno a noi comunque sono ben caratterizzati, e anche questo è molto importante, ragazzi, quindi un elemento in più da tenere in considerazione, soprattutto in sede d'acquisto. E soprattutto, ragazzi, cosa molto importante, questo vabbè, che altro per chi non è amante della lingua inglese, purtroppo, diciamo, o per fortuna, il doppiaggio è solamente in inglese, mentre invece il gioco è completamente sottotitolato. Quindi in questo caso, anzi, ulteriore motivo per metterci le mani sopra, più che altro perché così non dovrete stare a litigare con giochi in lingua originale, che magari soprattutto con componenti ruolistiche, per chi non è proprio, diciamo, non è proprio pratico, potrebbe risultare un pochettino, diciamo, si potrebbe appesantire di molto la possibilità del gioco. E c'è dal punto di vista delle personalizzazioni e della trasmutazione, potete attingere a diverse ricette, ragazzi, quindi considerate che comunque il gioco non si ferma qui, ovvero quello che avete visto è chiaramente una minima parte, se vogliamo, di quello che potete visionare. E le ricette dovrebbero essere molte, non so il numero preciso, ragazzi, non me ne vogliate, però comunque da quello che ho visto sino ad ora del provato, insomma, c'è molto da vedere, molto da fare. È simpatica l'idea della compatibilità con il joystick, perché questo fa avvicinare comunque anche chi è più, diciamo, proprio da PCista, vi dirò, cioè chi è un PCista non dovrebbe essere abituato a giocare col joystick, però comunque oggi come oggi molti titoli vengono comunque resi compatibili proprio perché c'è una semplificazione nell'approccio che comunque non è indifferente. La configurazione mouse e tastiera, questo tipo di giochi ce la ricorda parecchio, perché il click spasmodico piace comunque a tutti, soprattutto quando si tratta di menare questi poveri, in questo caso, scheletri, ma vi posso garantire che menerete abbastanza mostri da sentirvi gratificati. Però ecco, anche con il joystick comunque si fa giocare molto bene, questo è comunque una componente extra molto importante.
Cosa che per esempio, ecco, l'ho citato prima in sede di presentazione anche Diablo, se ci pensate bene, comunque, ecco qui ci sta un video dove incontriamo un personaggio che non vi spieghiamo chi è, così almeno lo indoviniamo. La trama. Ti pare che questo tizio vampiroso doveva lanciare la faccia pagare un po'. Vediamo se ha messo altri pilastri. No, fortunatamente no. Vado a cercare, come vedete ragazzi, intanto anche lì si aumenta la velocità, ottimo. È ora di cambiare arma perché così facciamo una... Ragazzi, anche sotto questo punto di vista, quello che state vedendo è importante perché? Perché il farming comunque c'ha anche insomma la sua validità. Adesso magari non ho trovato oggetti particolarmente rari, però vi posso garantire che in altre zone o comunque con un po' più di fortuna sicuramente trovate molto di più. Io ragazzi, allora adesso mi dirigo al castello, che poi ho rifatto questo livello senza manco fare una sfida, perché 40 mostri con stocco e 4 raccoglitori di spiriti con martello, quindi qui dovevamo utilizzare proprio altre armi, che però al momento credo che non abbiamo, o perlomeno no, lo stocco ce l'ho, eccolo qua, sono armi un pochettino più, mentre invece il martello c'ho questo unico delle zucche. E quindi ragazzi, ecco, questo fondamentalmente è il gioco. Secondo me l'acquisto comunque vale la pena, soprattutto e anzitutto se siete amanti del genere hack and slash, quindi se vi piacciono questo tipo di giochi, sia per ambientazione che per giocabilità, Victor Vran potrebbe comunque soddisfarvi e potrebbe essere anche una, diciamo, una buona un buon espediente per farvi una partita in compagnia dei vostri amici, visto che diciamo comunque si può giocare fino a 4 giocatori online, facendo appunto la storia. E quindi ragazzi, io credo di avervi fondamentalmente detto tutto, nel senso che abbiamo sviscerato il gioco nelle sue diverse caratteristiche. Io rimetto un secondo il banner, così siamo in sede di conclusione della diretta. Io quindi appunto penso di avervi fatto vedere tutto. Al più presto sul nostro sito sarà pubblicata la recensione, che potrete comunque commentare e se volete comunque condividere, quindi magari potrebbe essere un motivo extra per convincere qualche vostro amico a giocarlo insieme a voi, perché vi anticipo da subito che comunque il titolo è molto interessante e anche su Steam comunque ha ricevuto una valutazione molto positiva, pertanto questo credo che sia un fattore importante da tenere in considerazione, anche perché il vostro feedback, ragazzi, dico vostro, non solo dei nostri spettatori, ma in generale dei videogiocatori, è veramente importante perché determina comunque anche un andamento di un trend, se vogliamo, oltre ovviamente al giudizio tecnico che ci possiamo mettere noi. E quindi ragazzi, io non faccio altro che augurarvi una buona serata. Chiaramente vi auguro buon game con qualsiasi cosa stiate giocando, come sempre. Seguiteci sul nostro sito che è www.gamesurf.it, quindi sia da streamera che da gamer
Twitch, mi raccomando, venite sul nostro sito, fate follow al canale, fate follow, like, quello che volete, perché condividete soprattutto a livello social, che è la cosa più importante, e venite a dirci quello che pensate, non solo di questo Victor Vran, ma anche ovviamente di qualsiasi altro gioco vi passi sotto gli scaffali di casa. Oh, Raziel, è stato un piacere, spero che ci sei stato per parecchio, che purtroppo ho visto pochissimi commenti in chat, quindi avevo paura che queste giornate uggiose di sole avessero portato noi nerd fuori di casa piuttosto che stare qui davanti al televisore a vedersi una bella diretta. E anzi, è ora di pappa, quindi probabilmente è più opportuno augurarvi buona cena. Quindi ragazzi, mi raccomando, tornate presto, anche perché noi torneremo sicuramente online con qualche nuovo titolo. Ovviamente ve lo annunceremo tramite il sito, quindi se ci seguite da lì lo saprete in anteprima. Rinnovati saluti ragazzi, buona serata e ciao a tutti.